Una vita al servizio degli altri, un concetto ribadito più volte oggi nella giornata dell'addio. Si sono svolti in Duomo i funerali di Emanuele Cantaluppi, scomparso nei giorni scorsi all'età di 67 anni. Un anno fa era stato confermato alla guida delle ACLI di Como, che lo avevano visto tra i protagonisti indiscussi dagli anni Ottanta. In molti hanno voluto essere presenti in cattedrale. Le esequie, celebrate da Monsignor Dante Lanfranconi, vescovo emerito di Cremona, che era molto vicino alla famiglia e che ha ricordato nell'omelia l'impegno di Cantaluppi sempre al servizio degli altri. Ha portato sempre nel cuore, proprio per la fede che aveva, quel senso di servizio intelligente, creativo, umile, appassionato soprattutto delle persone a cui era orientato il suo servizio, perché questo è straordinariamente bello, non solo fare un servizio, ma farlo da appassionati per le persone che ne usufruiranno. Il vescovo di Como, Monsignor Oscar Cantoni, a Tirano per la solennità dell'apparizione, ha voluto comunque essere vicino, pur a distanza, inviando un messaggio in cui ha ribadito la grande umanità di Cantaluppi, la sua disponibilità al servizio e l'atteggiamento sempre teso al sorriso nonostante la malattia.